chiedere qualcosa? Mi sembra. Non ci sta, però sono partecipati. Accettiamo. Ok, se qualcuno deve chiedermi qualcosa, facciamo in modo, non lo so, magari lo fate alla fine, non lo so, alla fine, oppure mi fermate parlando. Forse meglio alla fine, che così le Sì. domande. Ok, disattivate, io parto e comincio con la nostra, comincio a presentare la nostra applicazione. E come vi è arrivata, penso che vi sia arrivata la segnalazione dalla email di Settimana Lilla e dalla abile segreteria e organizzazione di Alessandro Chinello e di Giulia Tagliabue, vi è stato segnalato che appunto il nostro momento insieme avrà queste quattro punti come lavoro. Quindi il pensiero, l'occasione, il progetto e le prospettive. Volevo insieme a voi avvicinarci al pensiero che sta dietro l'evoluzione dello sviluppo di un'applicazione partendo da questi tre pensieri iniziali, scusate la ripetizione, pensiero, pensieri, però da questi tre pensieri iniziali che sono successivi allo sviluppo dell'app, ma che mi hanno trovato molto in sintonia per molti aspetti. Adesso ve ne parlo. Appunto, la letteratura è molto utile, ci è stata molto utile. Io sono certo e sono convinto che la letteratura cura, visto che fa anche quasi rima. Però i pensieri iniziali prendiamo da un poeta che si definisce paesologo, che è Franco Arminio. Vi ho citato alcuni dei suoi libri, per esempio questo di Chiare Lettere, edito da Chiare Lettere, però mi ha illuminato un podcast di Cora Media, sapete che è legato a questa agenzia di stampa diretta da Mario Calabresi che fa dei podcast e sono sulle varie piattaforme. Questa intervista tra Mario Calabresi e Franco Arminio si chiama La strada si trova perdendosi. In questa il poeta Irpino fa alcune considerazioni, tre pensieri che io trovo illuminanti anche per noi. Quindi la gente ha voglia di dire, vuole dire, e la terra durante il periodo del lockdown ci ha ricordato che siamo piccoli come formiche. Una cosa interessante è che questo poeta, questo uomo, ha fatto un'operazione di mettere il suo numero di telefono e il suo numero di cellulare sui social network e racconta che riceveva durante la giornata diverse telefonate, si è intrattenuto con molte persone, dava ascolto per rompere una bolla di solitudine, dice, nella quale eravamo intrappolati. Perché? Ed è l'ultimo dei pensieri, no? C'è un enorme bisogno di raccontare i dolori, gli abbandoni. Prima c'erano delle piazze, prima c'erano dei punti d'incontro, degli spazi aggregativi. Uno aveva un amico, un'amica, un familiare. Ora tutti connessi, ma nessuno sa più con chi parlare. Quindi la gente sta aspettando qualche parola. Ecco, ho trovato illuminante per parlare di questo nostro strumento perché le persone che si rivolgono a noi e che noi abbiamo pensato di contattare attraverso questo strumento sono persone che sono in una bolla, come nel periodo del lockdown, e hanno enorme bisogno di raccontare dolori e abbandoni. Quindi Schiaccia di CA ha svolto, svolge e svolgerà un compito importante di aiutare le persone nella loro fatica a parlare, e superando la vergogna e così il nascondimento dei momenti difficili. Oltre a questo, indica modi per farsi dare una mano e quindi contattare un gruppo di cura, un team, un'equipe che abbia il compito di un supporto dal vivo. L'idea ingenua. Citando, occorre partire da un'idea ingenua per realizzare qualcosa. L'idea dell'idea ingenua, il concetto di idea ingenua viene dalla mia insegnante di
pedagogia generale che appunto parlandoci del progetto, di alcuni progetti che dovevamo fare, ci suggeriva di pensare un'idea ingenua. Ecco, abbiamo pensato un'idea ingenua e c'è stata un'occasione. Quindi l'occasione è questa, vi mostro una parte dell'accordo che abbiamo stipulato con Fondazione Vodafone Italia, che la nostra organizzazione ha stipulato con Fondazione Vodafone Italia per questo progetto, per il progetto Schiaccia DCA. Fondazione Vodafone ha indetto un bando. In questo bando, che è stato così raccolto da alcune persone che fanno parte della nostra organizzazione, non ultimo una persona con cui ho lavorato tantissimo per questo strumento, che si chiama Davide Bono, l'idea grafica di tutta la grafica di Schiaccia DCA è di Davide. C'era questo bando e l'organizzazione nostra ha pensato al centro DCA. Quindi eccola l'idea ingenua: abitare uno spazio che non esiste, cioè costruire una casa in uno spazio che non esiste, non c'è, non c'era. Nel 2016, nel 2015, non esisteva, come è scritto sotto, non esisteva uno strumento analogo come quello sul quale abbiamo pensato di lavorare. E qual era? Un'applicazione dedicata ai disturbi alimentari in adolescenza, o comunque uno strumento innovativo per l'età dello sviluppo che potesse intrecciare la tecnologia della quale Vodafone for Social si fa portavoce e il nostro e l'età dello sviluppo. Quindi abbiamo pensato a Schiaccia DCA e la nostra proposta, che era in una terra, in una landa, ai noi, colonizzata da voci stonate. Vi ricordo che tra poco, dopo questo webinar, ci sarà quello di Alessandro Chinello che parlerà dei siti pro ANA, colonizzato da voci stonate. Questa proposta è stata accolta. Quindi, come vedete, Vodafone for Social ha fatto l'ok per la nostra applicazione, per questo nostro progetto. Vogliamo dire una cosa ed essere molto chiari: Schiaccia DCA non nasce e non vuole essere un'ingerenza in campi di cura, cioè non è sostitutiva a un percorso diagnostico, a interventi medici, che siano internistici o psichiatrici, dietistici, e soprattutto non vuole essere sostitutiva ai percorsi di psicoterapia. Qui vedete il lancio di Schiaccia DCA, vedete, parlo sempre io, sono sempre io che parlo, c'è la nostra equipa alla sinistra della foto e c'è con me Davide Bono, che al momento era il 15 novembre del 2016. Simone, scusa, penso che non vada avanti la presentazione perché siamo ancora sulla prima slide. Oh, caspio, veramente? Accidenti, cosa posso fare? Ditemi. Prova ad avviare la presentazione come, insomma, in basso a destra il tastino per avviare la presentazione delle slide. Aspetta, scusatemi allora, non capisco. Allora, fatemi vedere, in basso a destra, altro. Puoi anche semplicemente farle scorrere, però eravamo ancora fermi sulla prima. Così voi vedete? Adesso... Vedete che sto scrollando? Sì, sì. Ok, scusatemi. Va bene, niente. Eccola qui la foto, sì, di cui parlavo. Mi spiace che non si riesca a vedere diversamente. Vabbè, così vedete? Sì, vediamo. Così vedete? Sì. Ok, allora, niente, questa è la data fatidica. Vi faccio vedere un piccolo video di 20 secondi per circostanziare. Spero che si senta. Fatemi vedere com'è l'audio. Sì, ditemi come va. Se hai un'amica che soffre di disturbi alimentari, ora puoi aiutarla davvero. Scarica Schiaccia DCA, l'app con gli esperti dentro. Ecco, questo piccolo lancio che avevamo fatto in quel periodo circostanzia la nostra campagna, il nostro progetto. Vedete, ci sono due figure. Alla sinistra c'è Valentina e a destra c'è Chiara, due amiche che si interfacciano. Se vi capitasse mai, potrete guardare
c'è un video che è stato esplicativo del nostro progetto e che ha permesso di far conoscere quali erano i nostri intenti a Vodafone for Social, ed era rappresentato da queste due amiche. La nostra campagna, il progetto, quindi la seconda parte, la nostra campagna è stato questa. La vedete qui, dietro le mie spalle, ed è sempre ed è legata al nostro flyer, che è quello che utilizziamo in generale quando pubblicizziamo, quando segnaliamo che cos'è la nostra app. Quindi la campagna nostra è stata rivolta ai ragazzi, agli adolescenti, che in particolare sentono la sofferenza di una persona cara e che vogliono dare una mano. Quindi le voglio un sacco bene, non sapevo cosa fare per aiutarla, poi è arrivata l'app della casa di cura, quella con gli esperti dentro, mi collego e chiedo loro cosa fare per Valentina, almeno sono sicura che farò il possibile per lei. Non è proprio questo l'amicizia. Ecco, perché? Perché il nostro progetto aveva un obiettivo. Essendo un progetto che aveva come destinatari l'età dello sviluppo, aveva come destinatari teenagers, quindi noi ci siamo attivati su un terreno che parrebbe più congeniale. Ovviamente non volevamo essere sicuramente, come vedete dalla mia barba coloratissima di bianco, sono a una certa età, non voglio fare il boomer, però questo strumento è uno strumento che può essere interessante, potrebbe essere congeniale, pensavamo che fosse congeniale per le persone interessate, certamente per gli amici, infatti appunto come dicevo la campagna pubblicitaria si è svolta su questo terreno, e per gli adulti, che i familiari e le persone, di persone che hanno una sofferenza, che faticano a supportare, e per educatori ed insegnanti. Infatti questo è stato il progetto che ha portato sia la nascita dell'applicazione che poi tutto lo sviluppo di questo. Vi voglio dire una cosa molto interessante che poi vedremo tra poco ancora, che la nostra campagna è stata legata a un amico che vede un'amica, che vede un'altra persona che soffre. Ecco, questa cosa è stata un po' ispirata dal dubbio che a un certo punto, in avanzato stato di messa in opera dell'applicazione, ci ha presentato un tecnico delle comunicazioni, quelle vere, non quelle che faccio io adesso. E il dubbio è nato così, ci ha detto nessuno, quindi puntiamo sugli amici. E poi vi dirò, non vi spoilerò il finale, se no chiudete subito e richiedete il prezzo dei biglietti. Allora, il progetto si è articolato e sviluppato con grandi, in modo più ampio, in queste tre annualità, con uno strascico nel 2019. Il progetto prevedeva un sito istituzionale, vedete che ci siamo anche noi, guardate qui, un sito istituzionale che è www.schiacciadca.it, che è il sito a cui è collegata la nostra applicazione. Questo è all'interno del sito, ci sono, vi invito se vi va di andare a vederlo, ravanate un po' che troverete delle cose che magari possono essere interessanti. Ci sono i percorsi, c'è uno spazio per fare un'autovalutazione, c'è la bacheca e c'è questa pagina che dicono di noi, che è carina, molto curiosa, perché ci sono dei post-it, delle lettere che ci hanno lasciato alcune persone. Abbiamo criptato tutti perché non si riconoscano, però è una cosa che noi abbiamo trovato estremamente piacevole da condividere. L'altra parte del progetto è un progetto di social network che è fondamentalmente quello di Sinistra, cioè il progetto prevedeva solamente i disturbi alimentari Istituto Palazzolo in quel momento. Veramente si poteva, infatti anche i dispositivi erano già, prevedevano già Instagram, ma siccome io ero pigro, c'era un po' di ritrosia. Siamo partiti nel 2019 perché durante un convegno del quale abbiamo parlato anche di Schiaccia di CA, siamo stati provocati e ci hanno così mai provocato il Mommete Magno, dice Alberto Sordi, e quindi siamo partiti anche con Instagram.
grazie al cielo sono collegati, quindi lavoriamo insieme velocemente. Generalmente, se vi interessasse, pubblichiamo quasi una volta al giorno e facciamo una sintesi settimanale delle nostre attività. Così per tenerci anche collegati, sia legale del progetto di schiaccio DCA, sia anche tenere collegati le attività che il nostro servizio propone all'interno, sia per i pazienti interni che per quelli esterni. Infine, l'ultimo nato l'ultimo utilizzato, perché comunque era già nel progetto, è il canale di YouTube, sul quale ci sono dei video, e in questi giorni stiamo caricando anche dei video esplicativi, anche alla luce della settimana Lilla, dei video esplicativi preparati dai nostri professionisti del centro. Una cosa che vi invito, se vi capitasse di guardare il profilo, il canale YouTube, è quello di guardare il prodotto per la settimana Lilla, per la giornata, scusate, Lilla dell'anno scorso, e a parte ovviamente quelli li metteremo in evidenza, gli ultimi, però quella è stato fatto con le nostre pazienti, e anche alcune altre sollecitazioni, come il progetto del murale di via Previtali, e una presa in giro degli educatori da parte di una carissima nostra amica, e anche la camminata nerazzurra, di cui parlerò tra poco. Ecco, il progetto, mega progetto, prevedeva anche il lavoro con le scuole, che in tre annualità. La prima annualità gestita dal centro, abbiamo raggiunto 10 istituti superiori coinvolgendo 45 classi, più di 1000 studenti coinvolti in questo. È stato un momento importante perché abbiamo coinvolto diversi istituti della provincia di Bergamo con diverse sensibilità. Una cosa che è stata per noi carina è che sempre noi abbiamo un po' di pregiudizio nei confronti di alcuni tipi di scuole, e quindi non è detto che chi dal punto di vista apparentemente culturale dovrebbe essere più preparato, non è detto che dal punto di vista emotivo sia adeguato. Quindi abbiamo scoperto delle persone di cuore e anche delle persone un po' dure in questo, però è stato molto interessante. Abbiamo fatto anche delle fatiche, però è stato un intervento veramente bello. È stato poi portato avanti da una cooperativa con la quale noi ci eravamo consorziati per un progetto successivo negli anni 2017-18, 18-19, anche qui 10 istituti superiori nella seconda annualità e 14 nella terza. Poi abbiamo 4 istituti superiori hanno accolto la presentazione, o comunque anche un lavoro con docenti e genitori è stato interessante, è stato un bel lavoro, con alcune scuole è stato interessante, altre sono state, è stato critico, però è stato utile, e poi alcune sentinelle nelle scuole che hanno aiutato hanno aiutato i docenti a individuare i ragazzi, i docenti degli sportelli di ascolto, individuare i ragazzi e a presentare, a orientare il percorso presso un gruppo di lavoro, non necessariamente presso di noi. Supporto alle famiglie con 25 pazienti che avevano bisogno di supporto economico, e infine l'accompagnamento nel rientro a casa per 5 pazienti che si dimettevano dal centro e hanno accettato di accogliere gli educatori di questa cooperativa per momenti di risocializzazione e di supporto. Questo, dopo il progetto di Fondazione Vodafone, è stato il progetto E allora vola con la Fondazione Cariplo. Di recente svilupperemo, sempre insieme a Schiaccia DCA, per Schiaccia DCA, il progetto Io sono qui di Fondazione, con Fondazione Cariplo, che è un progetto molto grande fatto dall'Istituto Palazzo, di cui noi abbiamo una parte, e quindi c'è anche il nostro schiaccio di CA. Per dirvi quali sono i download, ci fermiamo a una data, perché poi vi spiegherò tra un attimo, al termine di questa presentazione. Comunque, considerate che in 9.835 giorni abbiamo avuto 5,25 download di media,
Ovviamente nel momento della presentazione c'è stato un boom e in altri momenti ci sono stati molti download. Cosa significa? Che alcune persone hanno scaricato sui loro dispositivi l'applicazione, hanno interagito e c'è stato questo contatto. I nostri sviluppatori ci hanno detto che il nostro ufficio IT support ci ha detto che durante il lockdown duro c'è stato un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Quindi, come diceva Franco Arminio, la gente aspetta qualche parola. I messaggi sono di persone che faticano a contattare professionisti, sono persone che ci aggiornano, sono persone che sono alla ricerca di informazioni. La più alta percentuale è per sé. Nel primo anno il 95,5% dei messaggi era di persone interessate e che hanno richiesto aiuto per il disturbo alimentare. La percentuale è sempre più alta, pressoché il 100%, qualcuno per i propri cari. Persone che hanno fallito o faticano a fidarsi, persone che temporeggiano, persone che ci mettono alla prova perché vedono che esiste questa cosa e da manuale segnalano alcune cose. Però vabbè, noi rispondiamo a tutti e siamo disponibili anche a critiche, visto che ascoltiamo, non costa nulla ascoltare davvero. Nel font Calibri 12, tra le righe leggiamo il dolore e il senso di inadeguatezza, perché è una cosa interessante questa. Noi cosa offriamo? Offriamo ascolto, tra virgolette ovviamente, offriamo la nostra competenza, offriamo una delicatezza in momenti tanto dolorosi, una presenza diversa, che però è critica, cioè spingiamo sempre le persone a farsi aiutare, perché è importante questo, perché i propri cari sono quelli che sanno sempre per ultimi, ma veramente sono i penultimi, perché il medico di medicina generale è quello che lo sa ancor meno, ed è importante che ci sia questo aggancio, perché tante volte le persone giungono nei servizi da noi o da altri servizi in situazioni generali molto, molto compromesse. Anche c'è una parte di indicazioni di un servizio che si occupi di disturbi alimentari. E noi, questa è la piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità, anche se nell'applicazione è riportato il vecchio sito ministeriale, e qualcuno che vuole riprendere. Garantiamo anonimato, costanza e una risposta entro le 24 ore. Ecco, è interessante questo, volevo dirvi, perché chi parla di sé ha sconvolto le aspettative, lo dico sempre, ma non è che lo dico così per esagerare, cioè ha un po' stupito quando i tecnici, no, ripeto, quelli che fanno questo di mestiere, erano perplessi sull'utilizzo dell'applicazione, invece da parte di chi sta male. E invece le persone si sono messe in gioco, hanno superato, hanno detto, hanno raccontato, senza che noi ponessimo domande, liberamente si sono aperte dicendo la loro situazione. È interessante, si aprono, è interessante così interfacciarci con tutti, ecco, è sempre una cosa ricca. Quindi ancora una volta la realtà ha superato l'immaginazione, cioè noi immaginavamo questo, mai avremmo immaginato però che questo strumento potesse essere così utile. Perché si chiama schiaccia di CA? Lo scrivono. Allora, la ortografia è quella che vedete sotto, vedete SC parentesi HI accia di CA. Perché si chiama così? Rullo di tamburi. Perché cosa fa? Che azione compie uno che digita su uno schermo? Schiaccia, appunto, e siccome trattasi di un'app sui disturbi alimentari chiamati DCA, l'unione delle due parole ha creato questa schiaccia DCA con le due parole con la parentesi HI, perché vorremmo cancellare, scacciare, ovvero
non siamo così onnipotenti. Però ecco, ci dava un po' questa, così, questa impressione. Peraltro, come vedete, il nostro logo è un H, sono un H e una I, che in inglese sono un saluto, hi, e che per suono, come direbbe quelli, come direbbero quelli giusti, per omofonia, richiama il salire in alto. Quindi, così, in un impeto di entusiasmo, ci piacerebbe portare in alto, arrivare a un livello così di superamento del toccare il fondo, come quello nel quale ogni tanto ognuno di noi si trova. Tutti ci troviamo. Dove si trova Schiaccia di Ceas è disponibile sui famosi negozi, tra virgolette, dei principali sistemi operativi. Quindi per Android è su Google Play e per App Store è su per gli iPhones e per Apple e quelle robe. È un'applicazione gratuita, è nata gratuita e rimarrà gratuita ed è un'applicazione che è di proprietà dell'Istituto delle Suore Poverelle di Bergamo attraverso la sua casa di cura Palazzolo nel centro per i disturbi del comportamento alimentare. Cosa ci trovi dentro? Non vi tedio, quindi voi provate a fare il download, a farlo scaricare, poi saprete cosa ci trovate. Perché se no dopo vi spoilerò tutto e voi... Così, e voi. Siamo al settimo anno della nostra attività. Siamo al settimo anno, considerate che il centro è nel suo 22esimo anno di vita, insomma, sono numeri che sono magari per qualcuno insignificanti, però sono, cioè, da dove siamo partiti è una cosa così curiosa. L'applicazione, pensate che così desta curiosità, tant'è che ne parliamo in questo momento, webinario insieme, in questo webinar, e noi continuiamo a investirci tempo e idee. Tant'è che così nel corso delle tante altre storie abbiamo incontrato alcune persone che si sono interessate. Quindi in questo libro del 2020... che parla appunto di supporto online per i siti e la psicopatologia, nuove sfide terapeutiche ProAna, ci è stato chiesto un piccolo capitolo e Amalio Raineri hanno scritto un capitolo riguardo alla nostra applicazione. Un'altra iniziativa carina è questa, curiosa, ecco, nel febbraio del 2021 siamo stati raggiunti da Vodafone, che per sapere se la nostra applicazione esisteva ancora. Ci hanno chiesto se avessimo avuto intenzione di cedere, perché volevano presentarla a Vodafone International come app for good, cioè come applicazione per il bene, come una sorta di charity, ecco. Soltanto che l'Istituto Palazzolo ha fatto la scelta di non cedere per quello che ho detto e rimarrà dell'Istituto delle Suore Poverelle, e va bene così, sono convinto. Infine, ecco questa che vedete, anche la prossima diapositiva, scusatemi, la prossima diapositiva, la camminata nera azzurra. È nato un sogno, la nostra responsabile con una la dottoressa Cappelletti con una idea altrettanto ingenua, attraverso alcuni contatti, siccome sapeva dell'esistenza della Camminata Nera Azzurra, che è un'iniziativa qui a Bergamo, attraverso i contatti abbiamo affittato uno stand, perché si affittano, e abbiamo coinvolto, adesso ve lo dico, abbiamo coinvolto questi ragazzi. L'ho criptato perché per questione di privacy, abbiamo coinvolto questi ragazzi in una avventura. Siamo andati nella loro scuola, abbiamo raccontato che cos'è l'applicazione e abbiamo chiesto se qualcuno fosse disponibile per condividere questa avventura, e si sono presentati questi ragazzi che durante il
l'evento, mentre la gente è una marcia, non con, per chi non è di Bergamo, una marcia come, non so se paragonarla ad altre marce, comunque una marcia che fa il giro dei colli di Bergamo, fa diversi percorsi e giunge davanti al tratto Donizetti, peraltro dove era sia la partenza e dove eravamo noi. E quindi noi ci siamo, abbiamo raccontato com'era la nostra avventura e abbiamo proposto alle persone di conoscere la nostra applicazione. È stato un bel momento, chissà se riusciremo a riproporlo e chissà se qualche scuola e qualche gruppo classe sarà ancora a nostra disposizione per fare questa iniziativa. Infine parliamo di schiaccio di CA nell'evento che appunto era previsto per domani, ma che è stato sospeso, che comunque riproporremo, tenetevi in contatto che ve lo segnaleremo. C'è all'intervento della nostra responsabile, la dottoressa Cappelletti, c'è un intervento degli educatori con questo titolo, educatore professionale al centro per la cura dei disturbi alimentari, il FUNAP. Ci sono altre storie, c'è molta curiosità riguardo a questo strumento, abbiamo alcuni agganci, abbiamo sentito delle persone, un gruppo di persone che ci hanno stimolato, pungolato per alcuni progetti, vediamo adesso se sono rose fioriranno, vediamo come evolverà. Comunque siamo certi che la nostra applicazione abbia delle prospettive e quelle su cui puntiamo è una maggiore integrazione per alcune attività ambulatoriali. Sta già cominciando l'utilizzo dello strumento, per esempio del diario, che diventerà uno strumento sempre più utilizzato, lo stiamo sperimentando ma andremo avanti. Infine, nella parte della bacheca dell'applicazione ci sono i link per accedere ai video che sono postati su YouTube, sul nostro canale YouTube. Concludo, ho abusato fin troppo della vostra pazienza, con questo. Dicevo che la letteratura cura, chi non ha letto Momo, ma se non l'aveste letto, leggetelo, perché va sempre bene. Però Michael Ende in questo parla di un comprimario, non è la protagonista, cioè Momo, non sono gli uomini grigi, non è la tartaruga, ma è un personaggio che è Beppo Spazzino, che parla a Momo e dicendo della sua opera, della sua attività. Vedi Momo, è così. Certe volte si è davanti a una strada lunghissima, si comincia a fare in fretta e non ce la fai. Alla fine resti senza fiato, non ce la fai più e la strada sta sempre là davanti. Non è così che si deve fare. Non si può mai pensare alla strada tutta in una volta, tutta intera. Si deve soltanto pensare al prossimo passo, al prossimo respiro, al prossimo colpo di scopa. Sempre soltanto al gesto che viene dopo. Allora c'è soddisfazione. Questo è importante perché allora si fa bene il lavoro. Così deve essere. E di colpo uno si accorge che passo dopo passo ha fatto tutta la strada. Non si sa come e non si è senza respiro. Questo è importante. Ecco, abbiamo fatto tanta strada, abbiamo fatto parecchia strada. Sono le parole che ci ha donato una persona tanto cara e piano piano abbiamo percorso tutta la strada. Siamo tutti un po' Beppo Spazzini, anche quelli che sono collegati, secondo me, in tutto. Raccogliamo un po' di rumenta per il triciclo e per lasciare uno spazio più adeguato per far evolvere e crescere le persone che ci sono affidate, sia nella cura del professionale che nella vita, negli affetti. E tante volte gli affetti ogni tanto così sconfinano anche un po' nella parte professionale. Però noi lo vogliamo reggere per il nostro lavoro, per quello che sono stati questi anni, 7 anni, e per questo pezzo che facciamo, che ci trova impazienti ogni tanto, mordiamo il freno, un po' impotenti in altri momenti, ma sempre nella costanza del nostro lavoro. That's all, folks! Ho finito. Se qualcuno ha domande, io ci sono, se no, io bevo, perché sono senza fiato, senza acqua.